Studio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre, pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Da oggi a Siderno, da Ciccio Diano, scoppia la bomba dei saldi per tutto il mese di febbraio su tutte le scarpe da donna, uomo e bambini, esclusivamente linee comode e tante pelletterie a prezzi mai visti. Venite a vedere per credere. Vi aspettiamo al centro storico di Siderno Marina. Ciccio Diano Calzature. Ciccio Diano comunica una prossima apertura a Roccella Ionica. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Parisi Fashion si rinnova e cambia sede. Ci trovi a Siderno in Corso Vittorio Emanuele numero 22. Da noi troverai le migliori marche, la camiceria di Mastai Ferretti, ma anche gli accessori di Catcherson e La Martina, la giubbotteria di Canadins, Alviero Martini, Siviglia, US Polo, Desigual, My Twin, Lucky Lou, Crizia, Diana Gallesi, Parisi Fashion, Corso Vittorio Emanuele numero 22 a Siderno. Arredamenti, solo a febbraio scontiamo tutto fino al 70%. Solo da Scale Arredamenti, a Gioiosa Ionica in Viale delle Rimembranze.
Apriamo una nuova settimana di informazione per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Oggi è lunedì 26 febbraio, è l'ultima settimana anche di campagna elettorale. Venerdì si chiude questa lunga campagna elettorale, domenica si andrà al voto, dunque, per quanto riguarda questo attesissimo voto del 4 di marzo. Sono giorni importanti, intensi per i big della politica, ultimi appelli prima del voto. Faremo un po' il punto della situazione, perché è stato un weekend molto ricco quello che ha visto dunque i partiti politici in questi ultimissimi giorni girare un po' la provincia, un po' tutta la Calabria. Per quanto riguarda invece gli altri temi della giornata, il maltempo ha imperversato in questo ultimo weekend, con neve nelle punte più alte, soprattutto a Cosenza, nel Silano e anche a Gambarie. Si segnalano disagi, naturalmente oggi situazione migliorata un po' in tutta la regione. E poi c'è il calcio, è stata una domenica amara quella di ieri per le calabresi. La Regina ha perso all'Oreste Granillo, non ho fatto meglio il Crotone, Alessio Scida è stata battuta dalla SPAL in uno scontro salvezza, un vero peccato per i pitagorici. E poi ci sono le altre formazioni del comprensorio che ieri sono scese in campo, faremo il punto. Diverse comunque le gare anche sospese per il maltempo, ma ci sono anche le notizie di cronaca e soprattutto i temi della sanità. E andiamo subito ad occuparci di prime pagine, iniziando ad occuparci dell'apertura del Quotidiano del Sud, edizione di Reggio Calabria. Migranti, la rivincita di Lucano, rese note le relazioni per le quali il sindaco sotto inchiesta si era rivolto alla magistratura. Gli ispettori della prefettura promuovono il modello accoglienza di Riace. La prefettura dunque di Reggio Calabria ha reso note le relazioni su Riace. Gli ispettori promuovono il modello ideato dal sindaco dunque Lucano da messi sotto inchiesta. E poi il maltempo, lo dicevamo qualche secondo fa, statale 107 riaperta, frane e disagi nel Vibonese, scuole chiuse questa mattina a San Giovanni in Fiore, temperature in forte calo. Vedete come si presentava ieri Camigliatello Silano, dunque imbiancato ulteriormente di neve. E poi la Mezzia Terme, sei un morto che cammina, minacce web al candidato Gianturco. E poi elezioni, Veltroni in campo carica il PD, ma io voto Gentiloni, dice Walter Veltroni. Il resto è sport, il Crotone crolla in casa con la SPAL, pesante questa sconfitta per i pitagorici, lo dicevamo prima. Vale arrende il derby di Catanzaro, benissimo il rende di Trocini. Il Cosenza e la Regina dunque sconfitte, domenica veramente amara per queste altre due calabresi. La Vibonese invece manca il sorpasso. Andiamo avanti, ci occupiamo dello studio, smartphone e tecnologie non sono pericolosi per i giovani. Analizzeremo questa notizia tra poco a pagina 7. Poi Fidas, Parise, presidente dei donatori di sangue calabrese. Andiamo subito al taglio basso. Dieni, vogliono boicottare il Movimento 5 Stelle. Federica Dieni, che questa sera sarà a Mammola ad inaugurare anche la sede del Movimento 5 Stelle. Campagna elettorale, polemica sulla concessione di Piazza Camagna, un banchetto avversario fra infuriare la candidata Grillina. Andrò in procura, dice la Dieni. E ancora intimidazioni, Isola e Cirò, notte di fuoco, bruciato un negozio e un'auto, il risveglio dei clan dopo le inchieste. Questo per quanto riguarda la cronaca. Vediamo se abbiamo già a disposizione Gazzetta del Sud, abbiamo qualche problemino per quanto riguarda l'apertura di Gazzetta, lo faremo dunque tra qualche istante rigorosamente in diretta, visto che abbiamo iniziato da pochissimo la nostra rassegna stampa di oggi. Vediamo se riusciamo in qualche modo ad avere la possibilità di avere Gazzetta il lunedì. Dunque c'è qualche ritardo anche nello scarico del giornale, nel frattempo possiamo tranquillamente dare un'occhiata al nostro portale. Intanto attendiamo ancora qualche secondo per vedere se riusciamo in qualche modo ad avere Gazzetta del Sud. Non vediamo in questo momento il giornale ancora presente sul nostro portale, ci proviamo adesso, altrimenti tranquillamente potremmo andare a dare un'occhiata tra qualche secondo a quelle che sono le notizie più importanti
del nostro portale www.telemia.it, sempre aggiornato in tempo reale anche con le nostre pagine Facebook. Ricordiamo che siamo in diretta per tutto il mondo anche su Facebook. Dovrebbe essere questa, ecco, lunedì 26 febbraio, abbiamo già Gazzetta del Sud, abbiamo fatto tutto in tempo reale, sorride solo il rende nel derby, vedete il calcio a dominare nel taglio alto, e poi invece rifiuti, multa Unione Europea per 35 comuni, sanzionate le discariche non a norma che sono gestite dagli enti locali da 1,2 milioni di euro a 188 mila euro, vicino al default, le casse degli enti locali, con la regione si cerca una via d'uscita. Poi ci sono altre notizie importantissime, vediamo l'allarme a Bruxelles, addio a fondi comunitari per 800 milioni di euro, e questo è il punto di domanda, brutte notizie dall'Europa, si discute il nuovo bilancio. E poi a fianco, DDA di Reggio, tutti i nomi, blitz, mandamento ionico, in 215 rischiano il processo, e questa è la cronaca giudiziaria. Luglio 2017, vedete il generale Governale col procuratore Cafiero De Raho durante la conferenza stampa. La DDA di Reggio ha chiuso infatti le indagini preliminari relative all'inchiesta mandamento ionico. L'avviso riguarda 215 indagati, tra le diverse accuse a vario titolo e con modalità differenti, partecipazione all'andrangheta e truffa per ottenere fondi pubblici. Approfondiremo questa notizia tra pochissimo a pagina 16. E poi di spalla gli occhielli che riguardano Reggio e provincia, e non solo, Lamezia Terme, Clan Giampà, narcotraffico, chiesto il giudizio. Reggio, Falcomatà, Zesse di Gioia, Metro City, determinante. Isola Capo Rizzuto, un negozio di scarpe distrutto dalle fiamme. E poi vedete, verso il voto, ormai manca veramente pochissimo, ultimi appelli, venerdì si chiude la campagna elettorale, domenica si andrà al voto dalle 7 alle ore 23. Di Maio, pronto a un patto con chi ci sta. Se non vi fosse una maggioranza, il famoso governo di scopo rifiutato a Bersani 5 anni fa. E vede il generale Costa, ministro dell'ambiente, il PD intanto niente larghe intese, vedete alcuni big della politica nazionale, da Veltroni a Gentiloni, e qui il candidato premier del Movimento 5 Stelle Di Maio, e qui vedete l'arringa di Silvio Berlusconi, sicuro di vincere, l'ex premier e presidente di Forza Italia. Parliamo di calcio, questo Milan è da sballo, Juve fermata invece dalla neve, nevicato tantissimo ieri sulla città di Torino, i rossoneri sbancano Roma, Lazio al terzo posto. Ci occuperemo di sport, dunque, nell'appendice finale. Andiamo direttamente sul nostro portale www.telemia.it. Marina di Gioiosa Ionica, disabile agli arresti domiciliari senza aver commesso reati. E questa la notizia in evidenza sul nostro portale. Poi ieri a Roccella il grave incidente con due feriti, il video in tempo reale, la notizia del nostro editore Giuseppe Mazzaferro su questo ennesimo incidente sulla 106. E poi tragedia in caserma, muore un artificiere di Reggio Calabria, poi la politica a dominare. Vandaferro di Fratelli d'Italia, su interventi di viabilità nel Vibonese, nuovo blef, somme bastano appena per stendere un po' di asfalto, dice Vandaferro. A Catanzaro un'altra iniziativa, ha un'opzione la città di cambiamento per le elezioni del 4 marzo ed è rappresentata dal PD, iniziative politiche che ci sono state in quest'ultimo weekend. Qui la Lanzetta, candidata per il PD, non ho quote, dice nella cooperativa Paese Albergo. Abbiamo detto di Marina di Gioiosa, non può uscire di casa, il disabile agli arresti domiciliari senza aver commesso reato, colpevole di stare sulla sedia a rotelle per una strada mai tra l'altro adeguata, e rimarrà impraticabile tutto l'inverno. Neve invece sulla 2 tra Falerna e Rogliano, rallentamenti e disagi ieri per un'abbondante nevicata, ieri pienone tra l'altro a Camigliatello, Silano e in tutte le località di neve della Calabria. Lo sport poi, Serie A2 femminile, brusco stop casalingo con Club Italia, e poi attualità e scuola per una cittadinanza cosmopolita, gli alunni dell'Alvaro si preparano a diventare cittadini del mondo. Tragedia in caserma, muore un artificiere di Reggio Calabria, ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, lasciamo anche il nostro portale www.telemia.it, è il momento di analizzare, di approfondire quelli che sono i temi più importanti della giornata. Iniziamo come al solito da Gazzetta del Sud, ci trasferiamo subito nelle pagine Calabria per poi dare un'occhiata a quelle che sono le notizie nella seconda parte del quotidiano con
rilevanza soprattutto a quelli che sono i temi del comprensorio Locride e Piana. Vediamo l'apertura. Conto salato per 35 comuni, sanzione per le discariche. Lo anticipavamo in apertura. Andiamo subito dentro la news. Ci sono 33 milioni di multe fatte dall'Unione Europea, ma gli enti locali cercano una via d'uscita. Nel sottotitolo si legge il rischio concreto e il dissesto finanziario delle amministrazioni. Vedete qui siti fuori norma, camion in coda all'ingresso di una discarica in Calabria. E qui ci sono tutti i comuni multati con i relativi importi. Potete tranquillamente dare un'occhiata. Ci sono tanti comuni, soprattutto del Catanzarese, del Vibonese e qualcuno anche della Ionica, tra cui la città di Reggio Calabria. E noi proseguiamo a fianco: trapianti, tanta burocrazia e scarsa cultura della donazione, dializzati in forti difficoltà. L'UB Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha procedure più snelle. La possibilità che un paziente calabrese riceva un organo è metà di quella nazionale. Proseguiamo, perché ci andiamo ad occupare adesso di questa notizia di cronaca: minacce di morte online contro il candidato alla Lamezia Terme, è il secondo episodio prima del voto di domenica prossima. La vittima è Mimmo Gianturco, che corre con Fratelli d'Italia. Eccolo in questo fotino che io vado subito ad ingrandire a beneficio di tutti voi che ci state seguendo. Mimmo Gianturco era consigliere comunale d'opposizione prima dello scioglimento del consiglio comunale proprio di Lamezia Terme. Voltiamo pagina: la Calabria rischia di perdere 800 milioni. Qui questa notizia merita un'ampia riflessione e soprattutto un approfondimento particolare. Finanziamenti dell'Unione Europea, il cofinanziamento del POR su 7 anni vale 1,78 miliardi a maggio, intanto la decisione finale. Sarebbe veramente un peccato per la nostra regione perdere 800 milioni. Bruxelles infatti vuole tagliare i fondi di coesione e quelli agricoli. Dopo la Brexit scatta intanto l'emergenza. Vedete in questa foto da Bruxelles, come dicevamo, non arrivano buone notizie per la Calabria. Il Parlamento europeo e la stessa Commissione hanno dunque subito un duro colpo con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione. La nostra regione rischia tra il 15 e il 30% rispetto a quello che riceve ora. È una cifra veramente enorme che la Calabria non può permettersi di perdere. Il premio Pio non al preside Russo, la consegna domani a Roma, e la dirigente scolastica del liceo Piria nella piana di Gioia Tauro. Eccola in questa foto, vedete la preside Maria Rosaria Russo. Invece a fianco una notizia che arriva da Paola: strada statale Paola Cosenza ritorna alla normalità dopo la frana dei giorni scorsi. Continuano però i disagi ferroviari per la chiusura della Santo Marco. E noi andiamo avanti, perché ci spostiamo subito a pagina 13, mobilità alla Calabria guarda avanti. Il parco d'Aspromonte interessato all'esplorazione di nuovi sistemi. A Sinopoli sotto i riflettori il rapporto tra innovazione e valorizzazione del territorio. Reggio Calabria, la piazza è occupata, il Movimento 5 Stelle va in procura. Altra notizia da Corigliano: nascondeva la droga in giardino e viene arrestato un 23enne di Corigliano. 4 in manette per furto, spaccio ed evasione dai domiciliari. Il circense prima massacrato a colpi di mazza, poi accoltellato. Il GUP di Vibo deposita la sentenza sull'omicidio dei bianchi. Alex Orfei condannato a 15 anni e 6 mesi al termine del processo con rito abbreviato. A dominare la cronaca giudiziaria: viabilità invece colabrodo nel vibonese, risorse insufficienti e scontro aperto in queste ore. E poi a Nicotera il PSC nel mirino invece dei commissari prefettizi. Andiamo a pagina 15, perché si parla di sanità, medici di famiglia in pensione 1 su 3 nei prossimi 5 anni. E questa la notizia che domina: allarme dei sindacati di categoria in Calabria. Ci sarà solo un dottore ogni 1765 residenti. Sistema di rigenerazione lento e complicato. Gli anziani risentiranno maggiormente della carenza dei medici di base per quanto riguarda soprattutto le cure. Vedete in questa foto medico e amico, soprattutto nei piccoli centri. Gli studi di base hanno una grande importanza sociale oltre che sanitaria.
Isca Ionio, Isca sullo Ionio, nel Catanzarese, una notizia riportata da Letizia Varano, 3 feriti sulla 106, scontro fra due auto, l'incidente ieri intorno alle 4 tra le due utilitarie. Vedete domenica, ieri, nel primo pomeriggio, una delle due auto coinvolte nell'incidente. Per quanto riguarda ancora le pagine regionali Calabria, ci occupiamo di cronaca giudiziaria, lo anticipavamo nei titoli di apertura, mandamento ionico, i 215 rischiano il giudizio. La procura antimafia di Reggio Calabria ha chiuso le indagini dopo il blitz della scorsa estate. L'inchiesta ha svelato le principali dinamiche associative delle più importanti strutture di 'ndrangheta del Reggino. Sotto la lente dei magistrati anche diversi casi di truffa per ottenere erogazioni pubbliche. Invece a Lamezia spaccio di droga, imputati 56 gregari dei Giampà, chiesto il rinvio a giudizio dalla DDA Catanzarese. I boss sono in cella e in città si muovono i pesci piccoli. Con i soldi della cocaina volevano recapitalizzare il clan decapitato 4 anni fa. Un'altra notizia nel taglio basso, processo Matassa al via in 14 davanti al GIP. Vedete tanta cronaca giudiziaria questo lunedì. Truffa all'Inps è scoperta dalla procura di Paola, la prima udienza è stata fissata per il 9 di marzo. Incerto il futuro dei lavoratori dei parchi acquatici di Praia Mare e Falconara Albanese. Siamo nella parte finale della prima parte della nostra rassegna stampa. Reggio Calabria, in cantiere invece la consulta regionale per l'alimentazione, proposta avanzata dal presidente dell'aula di Palazzo Campanella Nicola Irto durante l'incontro con i vertici di Coldiretti Calabria. In questa foto vedete manifesto pubblico Molinaro e Nicola Irto a conclusione dell'importante incontro. Molinaro tra l'altro ha illustrato 5 proposte a costo zero per chi dovrà governare. Quello dell'acqua è un problema che ancora oggi coinvolge terreni per oltre 50.000 ettari. Andiamo a Reggio, Campana traccia la rotta dell'Ultec Calabria, invece dalla regione una spinta all'artigianato, l'onorevole Battaglia indica la strada. È solo il primo passo ed è chiaro che bisogna fare molto di più. ZES di Gioia Tauro e Aria dello Stretto, tutelare la centralità della Metro City. Il sindaco di Reggio, Falco Matà, chiama oggi a raccolta istituzioni, enti, università e forze produttive. Falco Matà paventa il rischio di estensione penalizzanti per il territorio regino. Eccolo, il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falco Matà, ricordiamo, il sindaco di Reggio della città metropolitana, dunque di Reggio Calabria, così riporta Gazzetta. E ancora, per quanto riguarda le notizie che troviamo all'interno delle pagine Calabria, ci spostiamo a Crotone, dipendenti ASP discriminati, scambio di lettere da cui emergerebbe un comportamento molto discutibile da parte dei dirigenti. Invece sempre a Crotone, sono 61 i lavoratori da ricollocare alla provincia di Crotone, taglio di legna invece nei boschi, un altro arresto, il giovane Sorianello sorpreso dai carabinieri di Serra San Bruno a segare una quercia. I militari l'hanno stanato in località Forio e comune di Pizzoni. Incendio invece distrugge un negozio di scarpe ad Isola Caporizzuto, la cronaca, lo anticipavamo nei titoli di apertura, il rogo è avvenuto nella notte, dunque ad Isola Caporizzuto. Indagano i carabinieri che non escludono si tratti di un attentato. Sulle orme di Gioacchino da Fiore, il cammino al centro del festival a Santa Severina, confronto approfondito a Crotone sul ruolo della Calabria nel periodo greco-romano, dovrebbe essere questa. L'ultima notizia, infatti, la neve ferma la Juve, il Napoli può allungare perché gioca questa sera, la Lazio dunque vince 3-0 a Sassuolo, il Milan 2-0 a Roma, complimenti al calabrese Gattuso. Parliamo del Crotone, Crotone troppo molle, la spalle fa il pieno, un vero peccato questa sconfitta per i pitagorici. Zenga, mi assumo tutte le responsabilità per la sconfitta, si esprime così l'allenatore del Crotone al 90esimo, amareggiato. L'allenatore non cerca alibi per una prestazione complessiva al di sotto delle aspettative. Ho sbagliato la scelta di alcuni uomini e come li ho messi in campo, si assume grandi responsabilità dunque l'allenatore del Crotone. Parliamo della Regina, ci prova ma il Trapani a far festa, 2-1 dei siciliani a Reggio Calabria, brutta sconfitta questa per gli Amalanto che precipitano in classifica. La delusione dell'allenatore, prendiamo troppi gol su calci piazzati, dice il tecnico Maurizi. Il Catanzaro perde tra le muramiche, il derby lo vince e le rende, gol partita di Franco, bella gara quella che si è giocata ieri al Ceravolo. L'allenatore catanzaro Dionigi Deluso puniti dall'unico errore, troce neoforico, vittoria da incorniciare.
Il Cosenza dura solo 10 minuti a Caserta, perde anche il Cosenza di Piero Braglia 1-0 contro la formazione campana. La Vibonese invece non va oltre l'1-1 contro il Gelbison a Vallo della Lucagna. L'allenatore Orlandi, se fossimo riusciti a gestire meglio la gara, dunque un po' arrabbiato con i suoi, l'allenatore della Vibonese. La Palmesa guanta il Gela in 9 al 94esimo, 3-3 la partita, e il Roccella, per poi fermarci perché di eccellenza e promozione ci occuperemo attraverso il quotidiano. La zampata di Commisso al 90esimo salva il Roccella, finisce 3-3 al Ninetto Muscolo. L'allenatore Roccella Giampa al 90esimo dice: sono soddisfatto per la reazione. Ci fermiamo qui con Gazzetta, si completa la prima parte per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, la seconda parte per quanto riguarda lo sport la dedicheremo agli altri campionati, dall'eccellenza alla prima categoria, lo faremo con il quotidiano del Sud. E noi ritorniamo ad occuparci di temi importanti per quanto riguarda le notizie di oggi, verso le elezioni manca veramente pochissimo, facciamo il punto, poi temi tutti calabresi con la cronaca giudiziaria e tutte le notizie del comprensorio. Veltroni si schiera con Gentiloni sul palco del Teatro Eliseo, l'ex segretario PD accende il popolo del centro-sinistra. Senza maggioranza, dice, si va al voto senza dimenticare che il CAV resta nemico. Qui Movimento 5 Stelle, Di Maio propone costo all'ambiente, il generale dei Carabinieri Forestali ha indagato sulle ecomafie e sui casalesi, apertura di Di Battista sul ministro Minniti, vedete qui Di Maio. E poi qui centrodestra, Berlusconi show, siamo al 40%, è convinto di vincere con il 40% Silvio Berlusconi, il centrodestra, una arringa di 2 ore al suo teatro Manzoni di Milano, replica al Fatto Quotidiano, io diedi soldi alla mafia e solo un'infamia, dice chi non vuole la flat tax catastrofista, lo afferma a chiare lettere Silvio Berlusconi. Andiamo avanti, il grande gelo, la pioggia, i temporali, soprattutto il freddo che sta in queste ore colpendo l'Italia, Burian da brividi, l'Italia trema, allarme neve a Roma per il rischio ghiaccio, è stata disposta la chiusura delle scuole. In tante regioni, soprattutto del nord, si è già registrato un tracollo termico. E poi l'allarme, evento storico in questo periodo, gli esperti mettono in guardia sui rischi, vedete auto fuori strada per la neve, tante nevicate anche in Calabria in queste ultime ore. Andiamo direttamente ad occuparci delle altre notizie, lo anticipavamo nei titoli di apertura, nativi digitali, la tecnologia non rovina i giovani, la pagina è la numero 7, su Nature la riflessione in controtendenza dunque dell'Università della California Irvine, non ci sono prove scientifiche sugli effetti negativi neanche per gli smartphone, vedete ragazze alle prese con il cellulare. E poi lo studio, le tesi degli psichiatri Mencacci e Migliarese, dunque fanno un po' il punto sull'uso anche sproporzionato dei smartphone. Ritorniamo ai temi calabresi, ci occupiamo subito dell'allarme maltempo, ancora disagi sulla 107 per la frana. Emergenza anche nel Vibonese per uno smottamento, traffico riaperto soltanto ieri sera, San Giovanni in fiore, oggi scuole chiuse per neve, vedete la frana di San Fili e qui come si presentava ieri la Sila imbiancata ulteriormente di neve. Volontariato Parise al vertice della FIDAS, eletto presidente regionale dei donatori di sangue. Primo obiettivo, sopperire all'emergenza nella nostra regione. Poi trasporti, un successo, la ferrovia turistica e il governatore hanno viaggiato in 10.000. Andiamo avanti, altre notizie, la Lamezia Terme, intimidazione via web a Gianturco, notizia che domina e fa eco in tutte le testate calabresi di oggi. L'esponente di Fratelli d'Italia, un gesto dettato, dice dall'odio non mi fermerà, immagini in rete sull'ex consigliere indicato come morto che cammina. E poi Catanzaro, il cambio di passo di Oliveri in vista di una possibile svolta, la freneticità del governatore. Catanzaro sold out per il professor Viscomi grazie a un pubblico variegato, non solo Dem all'iniziativa elettorale con la presenza di Viscomi. Proseguiamo, adesso ci occupiamo del modello Riace, la notizia di pagina 10 riportata da Francesco Sorgiovanni, il modello Riace un esempio. Esperienza importante per la Calabria, intanto l'indagine prosegue, rese note le conclusioni degli ispettori che parlano di buone pratiche.
Qui vedete il sindaco di Riace, Domenico Lucano. Intimidazioni, cambiamo argomento, una notte di fuoco nel Crotonese, a Cerò Marina, in fiamme l'auto del titolare di un maneggio già sequestrato. A Isola Capo Rizzuto un incendio distrugge invece un negozio di scarpe in pieno centro. Diritto di replica nel taglio basso, quello di Giuseppe Arcuri, avvocato, e con la verità sul decreto penale per il Santone candidato. La pagina di Reggio, che anticipa anche i temi della Locred e della Piana, la denuncia, vogliono boicottare il Movimento 5 Stelle. Ad affermarlo è Federica Dieni, eccola in questa foto. Per la candidata si è voluto danneggiare il suo comizio. Polemica sulla concessione di Piazza Camagna. Un banchetto avversario fa infuriare la grillina. Andrò in procura, dice la Dieni, che oggi pomeriggio intorno alle 17 sarà a Mammola insieme ad altri candidati del Movimento 5 Stelle per un'iniziativa pubblica. Elezioni, il centro-sinistra tra i giovani e futuro, qui Ottavio Amaro, e poi dalla Piana, sì, di Polistena, al piano Tari, il comune querela la C. Locride, Rocca in difesa del consumo delle acque pubbliche. Notizie che tra poco troveremo all'interno delle pagine locali. Noi proseguiamo perché prima ci occupiamo di provincia, poi temi locali in questo finale. Bova Marina, guardare con gli occhi dei deboli. Qui Nico Stumpo, l'appello affinché la legge sugli scioglimenti venga cambiata. Nico Stumpo e Domenica Vinci inaugurano la sede di Liberi e Uguali a Bova. Bagnara, strada distrutta a Santa Barbara, il sindaco denuncia l'inerzia dell'ANAS. Delegazione di cittadini al comune. Bagnara convegna ad hoc sul dialetto e poi Bova. La Bovesia celebra la lingua greca, ininterrottamente da circa 2800 anni è presente nella nostra regione. Due giornate di eventi per onorare e ricordare i valori della cultura ellenica. Un viaggio alla scoperta delle radici della storia. Noi andiamo subito ad occuparci adesso di Locride, iniziamo da Stilo, fallita la festa del santo mietitore. Solo una trentina di fedeli hanno partecipato alla funzione religiosa. Indifferenza dopo l'annullamento del peregrinaggio del busto reliquario. Marina di Gioiosa Ionica, nessuno controlla la potabilità se non per gravi emergenze. Rocca in difesa del consumo delle acque pubbliche. Vedete Arturo Rocca, presidente osservatorio ambientale, diritto per la vita. E ancora Brancaleone, la statua di Pavese aspetta ancora di tornare al suo posto. Cesare Pavese in questa foto, sono passati 7 anni dall'atto vandalico. A Bovalino un programma per la raccolta differenziata, notizie che avete potuto leggere anche sul nostro portale e pagina Facebook. Il sindaco, che appare in questa foto, Vincenzo Maisano, ringrazia i cittadini per la collaborazione. L'unica pagina della Piana dedicata tutta alla tribuna elettorale oggi, Claudio Campesi intervista Antonio Cutugno, candidato alla Camera con il Partito del Valore Umano. La parola d'ordine è progettazione, dice. Antonio Cutugno illustra le prospettive per la Calabria, i programmi del candidato alla Camera con il Partito del Valore Umano. Il lavoro in primis, più occupazione ci sarà, meno povertà avremo nelle nostre famiglie. Serve incentivare le start-up in tutti i settori, un aiuto a chi vuole creare impiego. Rosarno, esperienza formativa per i neo iscritti all'Istituto Piria. E poi da Polistena, sia al piano Tari e il comune querela una TV. Nuova determinazione delle tariffe e delle relative scadenze. A Lauriana di Borreno invece Cristian Lamanna, un talento da palcoscenico. Vedete Cristian Lamanna in questa foto. Non ci sono altre notizie importanti. Cutrone e Calabria, il Milan ne va. Abbiamo detto che ci saremmo occupati solo dei campionati di eccellenza e promozione. Abbiamo detto della Rocella e il pareggio ieri. Andiamo a dare subito un'occhiata al campionato di eccellenza. I risultati di ieri hanno visto ancora una volta il Locri volare in classifica e soprattutto il Sederno sabato in anticipo pareggiare 1-1. Andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti dunque all'interno, e parliamo proprio del Locri, il titolo. La Bufera, Locri si abbatte sul Sersale, 5-1 dei ragazzi di Mister Scordano dunque a Sersale. La capolista travolge la formazione catanzarese con una pesante vittoria. Iervasi tripletta, apre e chiude i giochi, a fine gara una targa per Bomber Caturano. Ormai Locri, vedete, a 58 punti, manca poco per la festa promozione. L'Aurora Reggio perde 6-1 con il Reggio Mediterraneo, il derby tutto reggino, pesante questa sconfitta. Andiamo a dare un'occhiata invece al campionato di promozione.
Girone B, vediamo, San Luca troppo forte, Real KO vince 5-1 il San Luca di mister Caridi contro il Real Gioia. Brancaleone 3, Sabo Tricello 3-0 del Brancaleone, gara disputata sabato. Filogasso e Bocale è stata sospesa per impraticabilità del campo. Campo allagato, gara sospesa dunque ieri in diversi match, anche quello di Ardore, campo allagato dunque gara sospesa tra Bovalinese e Bagnarese. La Stilese invece ha vinto 3-2 a Villa San Giovanni, la Stilese vince, dunque importante la vittoria per la formazione allenata da mister Leot. Tra Rombiolese e Gioiese a prevalere la forte pioggia, anche qui rinviata la sfida. Campionato di prima categoria girone D, il bianco completa la rimonta, è finita 2-0, dunque bene il bianco. Negli altri gironi si fa un po' il punto della situazione, ma sono state tante le sfide che sono state sospese per il maltempo. Ci fermiamo qui, non vediamo aggiornamenti neppure sul nostro portale. Il lunedì i quotidiani calabresi dunque riportano tutte le notizie di calcio, ma oggi c'è tantissima politica e anche il maltempo in primo piano. Ci ritroveremo domani, solito orario, sempre in diretta, e grazie per averci preferito anche oggi sul canale 85. Vi rinviamo alle 13.30 per la nostra prima pagina di informazione con il nostro TG News. Grazie a tutti voi e felice inizio di settimana. Arrivederci. Tu risparmi! Da Scale Arredamenti, solo a febbraio, scontiamo tutto fino al 70%. Solo da Scale Arredamenti, a Gioiosa Ionica, in Viale delle Rimembranze. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente.
La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore Gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, balloon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.